Ciao a tutti ragazzi, sono Frobby e oggi non sono qui per parlarvi di Pokémon, ma di una saga che sta conquistando anno dopo anno sempre più giocatori. Domani, 29 maggio 2020, verrà rilasciato Xenoblade Chronicles Definitive Edition. E tutti gli appassionati della saga sono pronti a ricominciare questa splendida avventura. Nata inizialmente su Nintendo Wii nel lontano 2010, e dopo ben 10 anni siamo ancora qui a parlarne, perché da domani sarà ufficialmente disponibile con tante novità sulle nostre Nintendo Switch. In questo video vogliamo rivolgerci nello specifico a tutte quelle persone che hanno sempre voluto iniziare la saga e per un motivo o per un altro non ne hanno mai avuta l'occasione, ovviamente senza spoiler. Scopriremo insieme cosa ha fatto di Xenoblade Chronicles, il primo Xenoblade Chronicles, un capolavoro che adesso potete recuperare in forma più smagliante che mai. Una versione rimasterizzata che va oltre la semplice conversione in HD, tant'è che molti lo definiscono un remake a tutti gli effetti. Ma non voglio dirvi tutto fin da subito, quindi scopriamo insieme quali sono i 5 buoni motivi per iniziare a giocare a Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Il primo motivo, quello più importante fra tutti, è sicuramente la storia. Si narra le gesta di due titani, esseri mitologici di dimensioni incredibili, e in costante lotta fra loro, Bionis e Mechanis. Uno scontro tra i due che è stato portato avanti per millenni, fin quando entrambi perirono dopo aver sferrato il loro ultimo colpo, segnando così la fine delle avversità. Passarono anni, secoli, e i corpi inermi dei due titani si trasformarono in enormi terre, sulle quali nacquero non soltanto nuove forme di vita, ma si crearono paesaggi mozzafiato di ogni tipo. Ed è proprio nell'immensità di questi luoghi che si terrà l'avventura di Shulk, un orfano di Homs, che altri non sono che esseri umani a tutti gli effetti, che vive nella Colonia 9, eletto per brandire la Monado, ovvero l'unica arma in grado di contrastare appieno l'assalto dei Mechan, i nemici giurati degli Homs e dei Nopon, un'altra specie vivente. Saremo noi, nei panni di Shulk, gli eroi che avranno il compito di distruggere qualsiasi nemico che incontreremo durante il percorso. Vi assicuro che con questo non abbiamo neanche scalfito la superficie di tutta la storia di questo videogioco, ma per evitare spoiler ci fermeremo qui. È il momento di parlare dei personaggi di tutto il gioco, che sono sicuro riusciranno ad occupare un posto nel vostro cuoricino. Come abbiamo già detto, Shulk è un ragazzo orfano di 18 anni che passa la maggior parte del suo tempo in laboratorio ad aggiustare macchine e a studiare la Monado, spada leggendaria che si dice appartenesse, un tempo, a Bionis stesso, che permette di utilizzare misteriosi poteri, come per esempio prevedere eventi che si verificheranno poi in futuro. La particolarità interessante è che Shulk, per qualche motivo, riesce ad usare questa spada senza ricevere danni, come invece è accaduto a Doomban, il precedente eroe che ha salvato le varie colonie dall'attacco dei Mechan, durante la battaglia sulla spada di Mechanis, impugnando proprio quella spada ma ricevendo dei danni irreparabili al braccio destro dopo averla utilizzata. Durante il gioco faremo conoscenza anche degli amici d'infanzia di Shulk, che saranno altrettanto importanti durante la storia. Il primo è Rain, un guerriero che fa parte della forza difensiva della Colonia 9, uno dei luoghi in cui vivono gli Homs. Rain è un po' una testa calda, piuttosto vivace e pronta ad aiutare gli amici nel momento del bisogno. La seconda invece è Fiora, sorella minore di Doomban, anche lei molto allegra e premurosa, che non desidera altro che tutte le persone del suo luogo riescano a trascorrere una vita il più semplice e felice possibile. Anche qui, come per la storia, dobbiamo un po' rallentare il racconto, perché vi sono tanti altri personaggi di rilievo e che speriamo possiate scoprire voi stessi giocando al titolo. Passiamo adesso al terzo motivo per cui vale la pena provare, almeno una volta, un titolo della saga di Xenoblade. Parliamo di un lato del videogioco a cui non tutti danno la giusta importanza, ovvero la colonna sonora. Sono un grande appassionato delle host dei videogiochi, e già prima di interessarmi a questo titolo ero a conoscenza delle bellissime canzoni che si possono ascoltare in game. In questo video ne state già ascoltando alcune, quindi ditemi qua sotto nei commenti se vi piacciono oppure no. Questa colonna sonora è stata composta da 6 artisti molto importanti, come Yoko Shimomura, conosciuta per la colonna sonora di Kingdom Hearts o, per una saga più vicina a noi, per quella di Mario e Luigi. Oppure gli Ace Plus, che hanno composto buona parte della soundtrack, come la famosissima piana di Gaur che possiamo sentire anche in Super Smash Bros. Ultimate. C'è anche un po' di Pokémon all'interno del team, con compositori provenienti anche dalla saga di Poképark Wii. Peculiarità di questa Definitive Edition, però, è che molte di queste musiche sono state riarrangiate, e quindi perfezionate ancora di più per un'esperienza ancora più immersiva di quella di 10 anni fa. Ma se siete nostalgici oppure volete semplicemente riascoltare i capolavori originali, nessun problema.
sistema, perché nel gioco avrete la possibilità di cambiare versione, tra quella riarrangiata e non, comodamente dal menu di gioco, anche semplicemente magari per sentire la differenza e quindi capire l'evoluzione sonora che hanno subito. Ma se l'orecchio fa la sua parte in questo video, non possiamo che non rendere felici anche l'occhio, mostrandovi il salto grafico che c'è stato dalla versione per Wii a quella per Switch. Il quarto motivo è infatti il comparto tecnico, e anche se sono dell'idea che l'estetica non fa il gioco, è comunque un punto a favore da non sottovalutare, soprattutto per il lavorone che hanno fatto i ragazzi di Monolith Soft sotto questo punto di vista. Starete sicuramente vedendo alcuni confronti tra le varie versioni di questo gioco, e salta all'occhio il fatto che ai tempi di Xenoblade Chronicles per Wii, i modelli dei personaggi erano discutibili. Questo ovviamente non perché la Monolith Soft non era in grado di fare un lavoro migliore, anzi, per quei tempi era pure un risultato clamoroso, proprio perché l'hardware di Wii non permetteva di spingersi oltre. Il gioco fu comunque un grande successo, altrimenti non saremmo qui a parlarne, ed è solamente grazie a quei modelli se ora possiamo vedere questo o questo. Xenoblade Chronicles Definitive Edition segue la linea artistica presa per Xenoblade Chronicles 2, con uno stile sicuramente molto più pulito e che si avvicina di più al concetto di anime, una cosa che da sempre gli autori hanno cercato di fare. Ma non si tratta solo dei personaggi, ovviamente. Tutto il resto del gioco ha ricevuto questo miglioramento grafico, più poligoni e texture migliorate o addirittura rifatte da zero. Insomma, il lavoro è assolutamente da lodare, perché piuttosto che ripubblicare lo stesso gioco di 10 anni fa, ma in HD, hanno voluto lavorarci duramente, con un risultato che riuscirà ad essere apprezzato sia dai fan che arrivano da Xenoblade 2, sia da quelli storici che ne resteranno assolutamente entusiasti. E dal punto visivo ci ricolleghiamo al quinto motivo per cui dovreste giocare questo bellissimo JRPG: le ambientazioni. L'avevo detto all'inizio video, ma l'ecosistema di Bionis e Mechanis può contare dalla sua di avere dei paesaggi bellissimi. E non ci si può aspettare di meno da Monolith Soft, che ricordiamo aver aiutato anche nello sviluppo del mondo di gioco di un certo The Legend of Zelda Breath of the Wild. Una mappa quindi che non si estende solo orizzontalmente con pianure e colline, ma anche verticalmente, con montagne, grotte, dirupi e chi più ne ha più ne metta. Distese di neve e praterie immense. Un mondo che dà l'aria di essere davvero vivo e che ha con sé razze di animali e vegetazione diversa per ogni luogo, senza mai ripetersi ed invogliando così il giocatore ad esplorare per scoprire sempre qualcosa di nuovo, senza restare mai deluso. Ed assistere a tutto questo mentre in sottofondo ascoltiamo una delle fantastiche musiche è veramente stupendo. Un'aggiunta che mi sono dimenticato di fare durante il video è che in questa Definitive Edition potremo giocare anche un capitolo del gioco mai uscito finora, chiamato Xenoblade Chronicles Un Futuro Comune. Si tratta di un nuovo epilogo che concluderà la storia, a detta di Nintendo, e si collocherà un anno dopo la fine degli eventi della storia principale. È stato anche detto che sarà ambientato nella spalla sinistra di Bionis, una mappa del gioco che doveva fare la sua apparizione per l'uscita originale, ma poi è stata tagliata per vari motivi. Questo episodio extra sarà anche importante per il personaggio di Melia, che a detta del team non ha ricevuto la giusta attenzione, fino ad ora. Si vede che da parte della casa di sviluppo c'è amore verso questa saga e questo gioco, che non si sono fermati a fare una semplice remastered ma che hanno voluto puntare in alto, si sono voluti superare e ci sono riusciti egregiamente. E ricordiamo anche che stanno lavorando parallelamente a Breath of the Wild 2, di cui purtroppo non abbiamo ancora notizie in merito. Quindi posso dirvi da neofita della serie, che se siete fan dei JRPG, di Zelda, delle storie mozzafiato basate sullo spazio-tempo, con continui colpi di scena, o volete semplicemente provare qualcosa di nuovo, Xenoblade Chronicles Definitive Edition è quello che fa per voi. Che dire ragazzi, spero di avervi incuriosito almeno un minimo con questo video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E mi raccomando di lasciare un bel like per supportare il lavoro che faccio. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo visto. Ciao allenatori!